Nel pomeriggio di giorno 8 novembre, noi di Sudpress ci siamo recati presso l'Istituto Salesiano Le Salette per assistere al confronto fra i responsabili del progetto pedagogico Un'opportunità educativa per essere migliori e il Vice Ministro allo Sviluppo Economico, l'onorevole Stefano Buffagni. Ma adesso cediamo la parola agli interessati. Oggi siamo qui perché aspettiamo la visita del Vice Ministro per lo Sviluppo Economico Buffagni, che ci ha coinvolto perché viene a visitare questa questa struttura. struttura, anche perché i fondi che vengono erogati agli enti nascono da una partecipata di fondazioni e anche di fondi anche del Ministero. Siamo qui per fargli vedere quello che già facciamo, perché sono stati fatti lavori anche di ristrutturazione nelle sedi. E poi un'altra cosa secondo me importantissima è che hanno trovato lavoro per 2 anni in questo progetto, ci hanno lavorato i ragazzi, gli animatori, gli educatori, gli allenatori del quartiere. Ad un anno dall'inizio di questo progetto, quali sono i progressi I fatti? progressi sono che naturalmente i ragazzi e le famiglie vengono coinvolti in attività stabili. Stabili significa che sono durate tutto l'anno e anche straordinarie, perché poter portare 50 famiglie all'osservatorio astronomico di Serra Lanave è certamente una cosa particolare. Come vediamo, appunto, c'è un'attività in corso anche in questo momento. Sono delle attività sportive. Ci raccontavi che sono stati forniti anche i Sì, completini. sono stati forniti i completini per penso una cinquantina di minori, quindi tutto quello che serve per l'allenamento naturalmente è stato possibile anche finanziarlo grazie al contributo dell'impresa sociale con i bambini. Quali sono le attività che i ragazzi svolgono giornalmente? Quali corsi vengono organizzati? Laboratorio di danza, di giocoleria, di cucina, anche laboratorio di attività manuali, baciata, chitarra, c'è il coro, villa musicali, insomma, una serie di Qualsiasi laboratori. tipo di attività. Sì, laboratori che riusciamo a portare avanti anche grazie al progetto che viene finanziato appunto da con i bambini, da questa impresa sociale. Però iniziano gli allenamenti, come potete vedere, dei ragazzi. Secondo me, perché comunque il progetto ci dà la possibilità anche di avere gente qualificata, come soprattutto a scuola, potete vedere, ci sono degli educatori, gente laureata che può aiutare meglio i ragazzi, soprattutto perché l'attività principale per noi è il doposcuola, perché l'ignoranza è la bestia più brutta, quindi noi puntiamo molto sulla cultura e naturalmente anche sullo sport e tutte le altre attività per tirar fuori il meglio dei nostri ragazzi. Grazie innanzitutto all'ospitalità, no? Faceva piacere vedere un po' come sta funzionando, diciamo, il fondo della povertà educativa infantile, che per noi è un tema molto importante, perché sapete che abbiamo anche messo 1 milione di euro del taglio dei nostri stipendi, quindi insomma è un piacere vedere come sta funzionando, cosa non funziona, poi tra l'altro capire se c'è qualcosa che secondo me va migliorato nei bandi e capire anche rispetto al bando che avete qua, la progettualità, su quanti anni è la vostra? Questo è 2 su 2 anni. 2 anni, siamo già al secondo anno. Perché noi abbiamo chiesto per il futuro di ampliare a 36 mesi, quindi perché serve più progettualità, quindi abbiamo fatto partire i bandi nuovi con molto più tempo, perché ci siete resi conto che se no fate fatica anche a programmare, a pianificare l'attività e anche a dare stabilità magari alle comunità educanti. Quindi siamo no, e per i prossimi. Poi stiamo cercando di capire con delle misurazioni quelli che hanno funzionato, come possiamo nei bandi nuovi incentivarli per continuare un percorso. Quanto riguarda l'attività, come svolgiamo Piganello e Villaggio Tusmet, quindi l'altro plesso rispetto a quello in cui ci troviamo adesso, l'attività, il progetto sta andando avanti in maniera veramente positiva. Il coinvolgimento delle famiglie, il coinvolgimento dei ragazzi, soprattutto quelli che si trovavano in situazione di dispersione scolastica, attraverso il coinvolgimento nello sport, nei laboratori per i ragazzi, anche per le famiglie, per le mamme, in particolar modo permette veramente a tutti di essere più presenti e più attenti a quelli che sono i veri obiettivi della vita.